Allez, il est temps d'aller Pechtilhaugui ce soir, direction Pietralba, commune de 500 habitants dans l'Austrigogne. Pietralba, endo en hori trouem à François Albert Bernardi. Bonazer. E buonasera Stella, buonasera a tutti le dette, siamo in Pietralba, ma siamo un po' particolarmente di un paesolo di Ubiano, qui dunque in faccia vivere a Pietralba. E dunque con noi per parlare di Pietralba e di Sawale, di lo Strigoni che è qui da re da noi, c'è tre pietralbinchi. Oggi Marie Camille e Geronimo, cominciamo per voi, siete dell'associo di Pietralbinca che organizza tutti là di una corsa. C'è José Saulino, mere, salute. Buonasera a tutti. E Francesco Lugiano, professore di corso, che sta qui in Pietralba. Allora, buonasera. José Sauli, come si campa qui in Pietralba? Allora, in Pietralba c'è a 6 giorni e grazie a Dio tutti lavorano, dopo c'è gente che sono arretrata, c'è qualche funzionario e poi gente che fanno a lavorare in Montaleccia, che quello non corti o non l'isola. Bon, dopo c'è a gente che so a ridere di noi, dopo siamo comunque 10 impiegati in Meria, contando che noi chiamiamo a casa France Service, che abita tutta la settimana, non c'è a 6 gente che ci vanno. Dopo c'è una scuola. Giustamente, c'è la scuola, c'è l'avanservice, c'è assai servizi qui in Pietralba. C'è una giucciata in luce, c'è 12 sedili, tutti i santi giorni che vanno. E se va a fare così, ma i cammini che permettono di vaso vita in paese, di vaso famiglia in un? Ebbene, la scuola per i giovani che si installano è un affare importante. Di noi la giucciata, per i sedili luci, quando lo si trova a lavoro, poi con tutti i commerci, la gente si sta a buona terra in paese. C'è un'attrattività essenziale con l'abusività di l'isola, Corti, anche Buru Ibassi. Allora, Pietralba è un paese esperto, José Sauli, che comunque si è sviluppato, c'è stata casa qua. Si è sviluppato questi bogani, c'è assai gente che sono andati a ritirare, giovani ritirati, poi soprattutto da bui poco c'è assai giovani che facciano questa casa, dunque abbiamo avuto parecchi permessi di costruire e all'ultimo che non mi conto niente che lo c'era 509 persone che stanno tutta l'annata fra Pietralba e Ubia. Giustamente, Francesco, che ne pensate voi? Sono i servizi che facciano gli agenti o gli agenti che non hanno, perché ci sono i servizi qui? Penso che una aiuta l'altra, abbiamo la chance di avere con tutto un paese un po' di commerci già che attirano la gente, prodotti abbastanza identitari e naturali, abbiamo gente che facciano roba burcina, ci sono i pastori che producono, che facciano uso gaggio, abbiamo la chance di avere una panetteria che è rinomata e famosa e che faceva nel mondo tutta l'annata, eccetera, eccetera. E da voi 30 anni a oggi c'è stata questa strada, no? Che si è costruita nel Sawala, è stato un puntello maggiore per lo sviluppo del paese. Io penso che tanto per lo sviluppo del paese e soprattutto di tutti quelli che sono chiamati a andare in Balagna, che vengono da Bastia o di Balagna che vanno in Bastia, gli stanno bene e ha permesso ai tre paesi di Urinale di svilupparsi, Lama, Urtaga, i nostri vicini e noi da noi. C'è una strada e ha permesso a due o tre commerci di svilupparsi. E allora, a Pietralba di Aborta e a Balagna infatti, e poi si è sviluppata assai, c'era 250 abitanti 30 anni fa, 500 oggi. Voi come sentite, siete veriti che c'è la gioventù, c'è una forza comunque di vita qui? Dico a tutti che non so che la lunga sta strada, Pietralba era un capo del mondo, dico un paese bon, che è stato assai idioso, ma che ha posto anche un mantenere la sua tradizione, e ho fatto aprire la pena così al mondo, tutto si è sviluppato. Ha dato anche assai modernità al paese e l'affare ha prosperato. Ma giustamente noi i rimani siamo andati a bere a Pietralba, abbiamo battuto tutte le strette di Pietralba con Tisferen, Urtis Veria e Jan Benar, abbiamo seguitato un banatero di un paese che ci ha fatto scoprire niente anziane in paese di Pietralba. L'alba non è ancora passata qui e non c'è tempo a piantarsi, manca una seconda. Credo che idea la prima rasoitura. Pane, panette, miaccio, canistrilli, tutto deve essere disponibile per i clienti. Fred si occupa della giornata per un banatero di un paese e gira di tutta la bieve. Ubiano faccio parte di Pietralba, c'è due amo, c'è Evalille. In Pietralba è tutto, dopo fare come l'amma, dopo arrivare come Urtaga e dopo è finito.
Seguitando la strada, si può imparare tutta la storia di un luogo. A Obeano, paese di Pedralba, un anziano pastore ramenta a vita di prima. A non c'è quasi più, non si sa più che c'è. Ma nei tempi c'erano, mi ricordo, quando avevo più di 100 pastori. Fred fa più di 40 km in giornata, in delle strette di Pedralba, e lo ha tutte le sue abitudini. Il suo percorso, quando ce la lascia, cose di giù, no? A chi vuole la vaghetta, a chi vuole una cuppietta, a chi vuole un pane, cose reali, giremo. E ora Nina! La vaghetta per Nina, quella di Rom, eh? Tutte le mani, ma ricordo un pane non c'è un tavolino. Non mi occupo mica, amarizio, biglio, ma ricordo un cioccolato, tutto ciò che voglio. Perché sarebbe bravo. A tutti quelli che vogliono con un po' non la riga. Buonanotte, domone! Il panatero attraversa ogni quartiere, sino a piantare in da più anziana di un paese, forse anche di abieve. Da un pane che li facevano da Berelli, sino ai panatteri d'oggi, a 104 anni, Orsula Maria Agosta ha visto cambiare luce. Allora, come va? Oh. Ça va? Ça va. On faisait le pain, le petit serre, e on le faisait au four là, à côté. Voilà. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans. Après, ma foi. C'est venu que les gens venaient livrer. Parce qu'avant, on n'avait pas de livreur de pain comme on a maintenant. Alors, on était obligé de faire notre pain nous-mêmes. Il paese, c'era stato un po' questo. Non hai gené i vonni. Familiari o comunali, c'erano io dei comunali. Là c'erano di famiglia. E facevano uso pane tutti i sabati. Ma vale pane fresco, eh? E poi servuto cousurir, dice in francese, eh? Tu as du pain au maïs? Oui. Tu me le mets, s'il te plaît. 8:40, les vacances pas trop chaud, ça va, ça se passe bien. Et au journal. E uno. E li lasciamo. Ecco. E voilà. Certe volte meno gambe, certi vetti, e poi di un servizio che rendiamo assai. Porto il pane, porto per i giornali, porto le sigarette, mi scudo appena l'inverno quando è per il tempo, quando è un caffè, quando è con persone, discuto appena come voilà, di una passione, a me di un affare mi piace. Dopo i 20 anni, Fred Guaidella ferma un puntello di Urampà in Pedralba, un liame tra commercianti e paesani, spesso in campagna su iniziative e gusti che mantengono la nuova vita. Allora, ne abbiamo parlato prima, Maria Camilla Geronimi, voi siete da soggio di Agorsa e Pedralbinca. Come è nata questa Agorsa? Come è venuta a sia? Beh, il soggio è un sveglio e l'emo in città dove geremo, facendo 6 o 7 anni e vogliamo organizzare qualcosa per far conoscere il paese, per animare appena i più. E c'è Joseph Soli che ha avuto l'idea di udraio perché è di un appassionato anche lui in montagna e l'emo. E ci siamo lanciati in Antracusti nel 2016, abbiamo piantato l'annata di Covid e l'anno passato si è sviluppata a Gorsa e ora siamo ricevuti quest'anno tutto a 45 km a Marcia, quasi 500 partecipanti. José Soli, di un puntello di vita di un paese finalmente questa corsa in un? È stato di una riuscita, faccio di un assaiente, ci faccio conoscere il paese in B, dopo se mi mettete, tenia a ringraziare di noi un mare di Lama, Dutta, di San Camillo, Santo Pedro. Corsa passa in un perché. Voilà, passa per questi paesi, giustamente. Dopo gli anni hanno scelto l'associo di gioventù, ha scelto di impegnare l'altro comune per poter fare una corsa andata più di 40 km. Giustamente questa corsa, l'ha detta Omer, è passata ad altri comuni, da quella intenda, era importante di valorizzare tutto il suo patrimonio che c'è in Pedralba, da un vecchio paese, anche la vita di pastore che c'era qua su. Sicuro, è stata una maniera di mettere in valore appena tutta questa identità, questa cultura paesana che ne abbiamo intorno al paese. E a montagna, boh, è un puntello della nostra cultura, della nostra identità. A montagna qui c'è una vita di piaggiere, di montagnieri, e ci abbiamo tenuto particolarmente a mettere in valore. Dopo
l'anno passato ci siamo migliorati durante i percorsi, abbiamo partito durante due percorsi al principio, poi bon, metteremo in ballo qualcosa appena più grande, che un'invega di appena è a Bieve e anche l'altro paese all'ingiro, e siamo partiti durante un percorso di 45 km che passa per l'Amma, per Urtaga, che è la rotta montagna, che viene San Tubito, San Gavino, e che porta in Pedralba. Perché c'è una storia con tutti i pastori che in Pedralba, eh? L'abbiamo detto prima, c'era 6 pastori, ma prima era veramente una terra di pastori, c'era 6 più mondo. Adio. Pedralba è un paese di pastori. Pedralba è un paese che era fondato in un modello di società agropastorale. C'erano i pastori, le allevatori, le vacche, e c'era soprattutto una presa, due prese che vedete in giro, assai attività agricola, per urano, per l'uso, per iale. E come, José Soli, per esempio, come vedete voi la bene di questo paese qui a Ua? La bene di un paese fermano con tutto, mi pare, 4 bande di pecore, 2 capre, bon, c'è sempre parecchi vacche, c'è 2 allevatori porcini. E alla porta è a guida di giorni, per esempio, se puoi tornare di un 10 giorni a stallà, si può sviluppare attorno. Io spero che lo potrà si sviluppare, ma oggi siamo faccia a un problema che è per me maggiore, di a nostra revisione di UBLU e rischiamo di perdere parecchi terreni costruttivi. A ringraziarvi in tutti i casi, tutte e tre. Di essere stati invitati di questi luoghi qui in Pedralba. Ci ringraziamo tutte le squadre che tutti i venerdì facciano questo avvenimento giusti, e la settimana prossima ritroverete a Pieric Nanini, che sarà in moglie di un Antone di Azera.